In questa puntata di Due Chiacchiere in Cucina scopriremo come si preparano i blinis o blinis, una sorta di crespelle di origine russa, ma ci spiegherà meglio Ilenia che cosa sono, perché li cucineremo con il salmone e poi faremo anche una ricetta particolare, la brassadela, e anche questo avremo naturalmente di cui parlare. E allora non ci resta altro che andare a fare la spesa, seguitemi! Tocca a me! Ciao Alberto! Mi dai 5 uova, panna liquida e panna acida? Certo. Allora, la panna fresca e la panna acida. Ok, è andata anche oggi. A te. Ciao Alberto, buon lavoro ragazzi, ciao! Ciao Cristina! Ciao Anna! Bella lei. Buongiorno! Che bello andare a casa! Mamma mia! Tanto bello! Senti, mi serve un mazzetto di erba cipollina per la mia ricetta, di Ilenia. Ok, grazie Cristina! Ciao! Bravissima! Ciao, buona ciao. Giornata! Ciao Moreno! Per oggi la lista mi impone una confezione di salmone affumicato. Bene! Ecco qua te il salmone! Grazie mille Moreno, e allora noi siamo pronti per fare questi blinis, insomma scopriremo come cucinarli e allora andiamo subito da Ilenia in cucina. Ciao! Necessario, ogni volta che arrivo sta qui una bottiglia per me, Ilenia, sì, guarda. Perché penso sempre che appunto tu. No. Buongiorno a tutti. E allora, ma questo... È dedicato a te, girati pure. Che simpatica, simpaticissima. Sì, tantissimo. Ma invece oggi parleremo di calcio, parleremo però non solamente di calcio, di letteratura calcistica, pensa a te. No, perché altrimenti potevo cominciare appunto a esprimermi sul calcio, perché sai che ho... Su di me? Due figli, no dai, due figli appunto che... Hanno giocato, uno ha smesso da poco, ah, tra sì? l'altro. Eh sì, eh sì. Ah, brava, brava. Quindi so tirare dei gran calci. Dai, ho capito, vado. Ciao. Meglio. Okay. Ciao. Preparo. Tu prepara tutto, anche prepara perché, tutto. Dai. Va bene. Calcio e scrittura, un connubio insolito ma che può portare buoni frutti, anzi può portare 4 libri. Li ha scritti Alberto Facchinetti, buongiorno Alberto, buongiorno, benvenuto a Due Chiacchiere in Cucina. Guarda come ti accogliamo, eh? Grazie. Addirittura con un buonissimo spumante, una ribolla gialla. Allora, caro Alberto, tu sei uno scrittore e possiamo dire anche un editore, sì. Giusto? Sì. Qui mi hai portato la tua ultima fatica, eccolo qui. Ho scoperto Del Piero. Sì, questa è la storia del non di Alessandro Del Piero come calciatore, ma dello scopritore di Del Piero. Quindi sono andato a caccia di questo personaggio, che è un 85enne che vive in provincia di Padova, e l'ho intervistato, ho cercato di capire un po' la sua storia, il suo modo di intendere il calcio, ed è uscito questo libro che... edito appunto da Edizioni Contropiede, di cui faccio parte. Ecco, possiamo dire che il tuo filone è il giornalismo, anzi la letteratura sportiva, ecco. Sì, a noi come Edizioni Contropiede piace l'idea di riuscire a dare una dignità alla letteratura sportiva che in Italia non sempre viene data. E creare un vero e proprio genere che finisca nelle librerie, ma negli scaffali più importanti. Ecco, in Italia abbiamo grandissimi giornalisti, grandissimi scrittori che hanno dato il via a questo filone, però non sono poi moltissimi. Io conosco Gianni Mura. Sì, beh, Gianni Mura è uno dei maestri del giornalismo sportivo in Italia, che ha scritto anche alcuni libri, anche lui, non solo di raccolta di articoli, ma anche dei veri e propri romanzi. Quindi hai citato veramente uno dei giornalisti più importanti. Sì, ma mi fermo lì perché io con lo sport, soprattutto con il calcio...
inizio un po' a litigare. Vediamo, la sfida di oggi sarà rendere il calcio, questo sport amatissimo tra l'altro anche da moltissime donne, non è uno sport solamente maschile, sì. Anzi, però renderlo a misura di chi insomma è un po' ai margini di questo sport, di questa grande storia che è anche una storia italiana, perché il calcio d'Italia, beh certo, sì, fa parte della storia sociale dell'Italia e appunto dentro al calcio ci sono così tante storie che vale la pena raccontare. Ci sono anche gli europei quest'anno oltre a Rio, certo. Quindi sai cosa facciamo? Facciamo subito un brindisi per la nostra nazionale italiana, certo, o no? E poi ci rivediamo qui in cucina, ci prendiamo un minutino. Alberto, prego, eccoci in cucina. Buongiorno, ciao. Piacere. Scusami. Piacere, benvenuto. Grazie. Ti ha un po' istruito? Indottrinato, sì. Ma ancora calcio no. Di rigore. Però dopo mi spiegherà un paio di cose, devo ancora capire cos'hai fuori gioco. Dopo tanto. Me l'hanno spiegato in 5.000, devo ancora... Anche a me. Bene. Non sarà facile, ma... Ai mondiali, quando io seguo i mondiali, appunto, sì, naturalmente. E gli europei anche un po', dai. E magari senti appunto che si lamentano di questo fuorigioco inesistente. Dico, perdonami. Ma cos'è il fuorigioco? Basta, l'abbiamo già spiegato 50 volte. Mamma mia, siamo veramente senza speranza. Allora, vestizione, perché naturalmente c'è anche questo nel nostro Due Chiacchiere in Cucina. Perché naturalmente dovrai aiutare Ilenia. Certo. L'aiuto poco. Come te la cavi in cucina? Non benissimo, però insomma mi impegno. Sto in difesa. Allora io vado in attacco dicendo subito, immediatamente, appunto, gli ingredienti che ci occorrono, per il dolce di oggi, la brasadella. Per la brasadella ci occorrono 500 g di farina 00, 200 g di zucchero semolato, 150 g d'olio extravergine d'oliva, 4 uova, una bustina di lievito per dolci, un bicchiere di grappa e sale. Ecco, volevo dire che questa puntata è dedicata al nostro amico Tiziano Crudeli, e a cui naturalmente auguro tutto il bene e forza Inter. Assolutamente forza. Ah no, non era Inter, era Milan. Scusate, mi sono un po' distratta. No, già hai rischiato una volta, appunto. Sì, quando è in trasmissione. Tutti due calci, veramente. Stava andando via. Sì. Ascoltami, io ti chiedo, mentre appunto parlate, sì, di andarmi a setacciare la farina. Okay. Quindi basta semplicemente, se non l'hai mai fatto. L'hai mai fatto? Penso di no. Però mi sembra difficilissimo. Dai, fai questa operazione qua, giusto per togliere appunto i grumi. Mentre io vado appunto in planetaria a montare appunto le uova con lo zucchero. Si può fare, allora noi scegliamo la parte, chiamiamola un po' più tecnologica, quindi utilizzando la planetaria. Però noi possiamo tranquillamente anche impastare sul tagliere, perché appunto, come abbiamo parlato in camerino, questo dolce appunto è un dolce di casa, delle campagne. Di una volta. Sì. Parla, comincia. Parlo, la puntata comincia. Di Super Quark. No, perché no, questa tu tra l'altro la dici al femminile la brasadella, giusto? Sì, e tu invece il maschile il brasadello. Ah, vedi? Perché era un dolce che cucinavano i miei bisnonni, cioè la mia bisnonna, nelle campagne veronesi. Appunto. Beh, ma tu sai che ogni dolce è una ricetta di famiglia per me. Ogni ricetta di tipica dei luoghi cambia certo. Il nome, cambiano magari anche qualche ingrediente cambia sicuramente. Sì, cambia, per esempio, che non riesco a inserire la frusta, benissimo. Vabbè, dai. Ci arriverò, intanto voi cominciate a parlare non di altro. Non ti preoccupare, vai tranquilla. Ok. Comunque sì, è un dolce povero, tra virgolette, quindi fatto anche con gli ingredienti che c'erano una volta. In effetti c'è la grappa. La grappa, appunto, i nonni una volta, quando soprattutto nella zona del Veronese, appunto, si facevano il vino, poi facevano anche magari la grappa in casa.
E tu Alberto lo conoscevi questo dolce? No, non lo conoscevo, infatti sono curioso di assaggiarlo. Di assaggiarlo più di prepararlo. Sapevo certo. Io. Ma tutti un po' i nostri ospiti sono alla fine curiosi di assaggiare, ecco. Ascolta, i tuoi libri, adesso prima noi abbiamo visto l'ultimo libro, sì. Però tu hai iniziato ancora qualche annetto fa. Ci racconti come hai iniziato questa serie, anche perché i primi libri che tu hai scritto non parlano solo di calcio, ma parlano di un altro argomento, che è quello della gente veneta immigrata nell'America del Sud. Sì, il primo libro racconta tutti i giocatori argentini della Sampdoria, che è la squadra per cui faccio il tifo, che sono appunto sottolineiamo, venuti a giocare a Genova. Quindi ho semplicemente raccontato la loro storia e la loro carriera, insomma, di ritorno, perché molto spesso i loro genitori erano partiti dall'Italia per andare a trovare lavoro in Argentina. E poi questi sono tornati per cercare gloria nel campionato italiano. Ecco, e questo poi è un argomento ovviamente molto attuale, perché noi spesso non ci ricordiamo che anche noi a nostra volta siamo stati dei migranti. Esattamente. Sì. Poi, per carità, condizioni completamente diverse, forse anche, non dico peggiori, ma perché comunque erano più severi. Più severi. Quello sì. Poi c'è anche da fare una distinzione tra quello che è il migrante e quello che è il profugo, sì. Quindi, che è uno status vero e proprio. Beh, i miei nonni erano migranti appunto in Svizzera. In Svizzera? In Svizzera. Com'è che tu da precisione, no? Allora? Non lo so. Forse ho qualche dissociazione da tutto ciò sapiente. Però appunto i miei nonni mi dicevano che prima di scendere in stazione, appunto, adesso non mi ricordo in quale stazioncina di paese, gli facevano le radiografie, li tenevano 10 giorni, 20 giorni, tipo una quarantena. Beh, per ma dire. Anche per andare negli Stati Uniti, vero? Cioè, erano tenuti, tra virgolette, in quarantena. Bestiale, perché in ogni caso ti sembra veramente non, neanche di essere un essere umano, ma di essere una bestia. Però allora c'erano diverse malattie che se non erano comunque controllate e debellate. Hai fatto, fantastico. Ho fatto. Anch'io. Ma anche lui è stato bravissimo. Sì, in farina. E l'ho fatto con la sinistra anche, quindi con la mano. Guarda, non forte, è come dire quindi col piede, sì. No? Allora, quindi stavamo parlando. Sì, quindi questo è stato il primo libro, e quindi Genova e la città della Samp e gli argentini, ho trovato questo, come dire, questa affinità tra Genova e Buenos Aires, che in effetti c'è, perché per esempio anche i tifosi del Boca Junior, la squadra di... Di che? Il Boca Junior è una delle squadre più importanti d'Argentina. Tu devi sempre pensare che stai parlando con una che il calcio lo guarda solamente, certo, quindi... non dico per i calciatori, ma quasi. Ok. Per Cristiano Ronaldo. Calcio per signorine. L'ultima volta, l'ultimo mondiale, se ti ricordi, su Twitter si era scatenato l'inferno, praticamente, con questo hashtag, calcio per mondiali per signorine, dove c'erano questi commenti, diciamo, molto in rosa, che poco c'entravano con la tecnica calcistica e con lo sport in generale, però insomma era il commento sul calcino. Era un tifo appunto sulla fisicità. Sull'uomo, no, ma anche, per esempio, io mi ricordo, vorrei dire una baggianata, probabilmente la dirò, ma tanto ormai siete abituati, però io mi ricordo che c'erano i giocatori che avevano probabilmente o le scarpe di colore diverso. Sì, beh. E questa cosa ha scatenato ovviamente la... Ah, ti ricordi? Sì, questa è una moda delle scarpe, diciamo, colorate. Degli ultimi anni. Una volta erano tutti gli scarpini del calciatore erano tutti neri, adesso invece hanno tutti i colori possibili. Perché sono molto più personaggi rispetto magari... Rispetto ad una volta. Ho una domanda per te. Quanto ancora conta il calcio nello sport del calcio? Conta ancora tanto, però in effetti negli ultimi 20-30 anni sono subentrati così tanti interessi che in effetti la domanda è abbastanza centrata. Interessi
che vanno al di fuori del, del campo sportivo, del rettangolo di gioco. Quindi sì, è vero che è diventata solo una piccola parte, però è quella parte che tiene gli appassionati o davanti al, o alla TV, oppure che li fa andare allo stadio, sempre meno tra l'altro. Però insomma è alla fine il calcio che il calcio, e io spero le sue storie e le sue storie che tu racconti, che tu hai raccontato. Spiegaci un po' il primo libro che hai scritto, tra questi qual è? Sì, è quello che il primo è Doriani d'Argentina, che è proprio quello di cui, che è quello di cui ho parlato prima, degli argentini che sono, che sono arrivati a Genova per giocare con la Sampdoria. Poi il secondo è La Battaglia di Santiago, che è un racconto per i 50 anni di quella partita diventata mitica per l'appassionato. Perché? Spiegaci, perché io non la conosco. Perché se già dalla copertina si vede che è stata più che una partita di calcio, è stata una battaglia giocata in Cile, appunto tra la nazionale italiana e la nazionale cilena. E, perché è stata storica, insomma, perché è diventata storica? Beh, no, abbiamo perso, abbiamo finito la partita in 9, quindi con due espulsioni. È stata, come dire, una vera e propria rissa in campo. E, io farei una rissa per mangiare questa torta, poi guarda che bello che è vedere tutto questo impasto. Si può assaggiarla anche cruda. No, di solito quando si fanno i dolci con la nonna, la cosa importante è sempre quella di non togliere tutto l'impasto dalla ciotola. Per pulire poi. Esatto, era la parte più divertente. Vero. Allora, qui possiamo. Allora, questa noi la facciamo in versione appunto semplice, così come la facevano una volta, però appunto si possono utilizzare per esempio anche delle mele, come si diceva, o grattate o a pezzettini. Possiamo aggiungerci per esempio della frutta secca anche. Sì, perché naturalmente essendo una dolce di campagna, un po' quello che passava in convento ci finiva dentro. Certo. Se era la stagione delle mele, allora. Magari ce n'erano stagione anche delle noci, perché qualcuno aveva anche i campi, quindi torte di mele a volontà. Questa secondo me era proprio una base per poi ripartire appunto e poi personalizzarla come si meglio crede. Questa meglio è si fenomenale crede. La mattina, sì. Zuppata nel caffè latte, nel tè. Insomma. Anche per i ragazzini per esempio che si allenano a calcio, potrebbe essere una sana merendina dopo naturalmente l'allenamento. Allora, per i bambini, essendoci una parte comunque abbastanza presente di grappa, noi sappiamo però che la grappa, cioè la parte alcolica, poi con la cottura evapora e quindi rimane... No, poveracci! Sì, preciso, ecco. Al controllo antidoping verrebbero fermati. Ok, allora io intanto vado in forno, 180 gradi, una cottura un po' lunghina, sono circa 40 minuti. Allora, ok, mentre la nostra torta, il nostro brassadello o brassadela è in forno, noi andiamo a scoprire una delle eccellenze del nostro territorio, caro Alberto. Sono tanti i prodotti, i materiali con cui cuciniamo, ecco, e sono cambiati nel corso del tempo. Oggi con noi c'è Silvia Rasi, buongiorno Silvia, responsabile comunicazione e marketing di Silicomart. Esatto. Ecco, che ci parlerà oggi del materiale che ormai è diventato principe della cucina, il silicone. Devo essere sincera che io ero un po' riluttante a usare il silicone, avevo paura, cioè in forno si scioglie, cioè avevo paura, però in realtà mi hanno detto che il silicone sarebbe il materiale perfetto per cucinare. Mi spieghi un po' in cucina l'utilizzo del silicone? Sì, diciamo che è un materiale innovativo che ha iniziato a prendere il via agli inizi degli anni 2000. È un prodotto sicuramente innovativo perché va a sostituire le teglie in metallo, le classiche teglie in metallo. È un prodotto che può essere polifunzionale perché può avere un uso sia in forno che anche in congelatore o abbattitore,
e appunto le sue capacità è che una delle sue caratteristiche è che è flessibile, per cui non genera tanto ingombro non soltanto all'interno delle cucine ma anche dei laboratori di pasticceria. All'interno, diciamo attorno a questo prodotto, l'azienda ha realizzato la scuola che è nata pochissimo tempo fa, il 7 settembre del 2015. Si chiama Hangar 78, si trova a 2 minuti da Padova. È una scuola che è diciamo, orientata ad un pubblico amatore, food lovers, ma anche a dei professionisti. I corsi si tengono non soltanto in fascia diurna, quindi giornaliera, ma anche in fascia serale. Sono corsi che vanno dalle 3 alle 4 ore, dove si alternano tantissimi chef. Tutto quello che diciamo, ruota attorno al mondo silicone viene utilizzato, ovviamente perché Hangar 78 è la figlia di Silicomart. E in questo momento i corsi sono tantissimi, spaziamo dal mondo pasticceria. In questo momento ne abbiamo oltre 40. Ah, così tanti? Sì, mamma mia. Tanti, ma perché c'è stata una piacevole sorpresa e quindi tanti corsi sold out, siamo in replica su parecchi argomenti, su parecchi... Dimmene qualcuno che sono curiosa. Allora, qualcosa di prettamente veneto, il corso sui bacari, sulla cicchetteria veneziana. Ma è spettacolare, c'è anche tutta la nostra storia. Sì, c'è parecchio, infatti Hangar ha voluto un po' prendere anche quella che è la nostra storia, diciamo, del nostro Veneto. Bravi. Poi ci sono dei corsi replica sui dessert al piatto, quindi mondo prettamente pasticceria, corsi dedicati al brunch, per esempio, un'altra cosa un po' innovativa. Sì, è che sta diventando sempre più comune, adesso si sente più spesso parlare di brunch, sì, effettivamente, della domenica magari, no? Sì, 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 infatti sono delle cose molto interessanti. Oltretutto noi abbiamo inserito all'interno di questi corsi un piccolo momento di food and wine, cioè ospitiamo un sommelier ice, il quale un po' ci decanta quello che è il mondo del vino e quindi associa un buon bicchiere di vino a un buon piatto realizzato dai nostri corsisti. La vedo struttura... che anche voi avete preso una buona abitudine. Sì, è un'abitudine un po' che ci contraddistingue, perché comunque serve un pochettino anche per formarsi un po' di più su questo argomento. La cosa importante è che ogni cliente ha una propria postazione, quindi stiamo parlando di un forno a disposizione, di un piano cottura, di un lavello. Perfetto. Di tutto quello che è una piccola cucina su scala, e in più oltretutto il tutto è coordinato da un buon servizio, diciamo, di audio, video, c'è tutto, riprese. Insomma. Sì, un completo. Non soltanto per i clienti ma anche per le aziende. Grazie mille Silvia anche per oggi, e noi invece ci rivediamo in cucina. Spettacolo. Spettacolo. Oh no. Molto bella, sì. Secondo me ci sarebbe bene, adesso che ci penso, anche una bella colata di cioccolato. Dai, ma no. Mettiamo? No, dai, siamo fedeli. Però. Beh, qua il cioccolato ce n'è. Ce n'è. Non è che... Ma anche magari, non so, un blocco di cioccolato un po'... farlo a scaglie. No, Sai cosa faceva mia nonna? Vuoi che te la racconti? Dimmi. Era fantastica, perché faceva le focacce, tipo questa. Sì. E poi metteva un... Abbiamo un po' di nebbia in Valpadana. Metteva un pezzettino di cioccolato... Dentro, sì. No, dentro, proprio sopra. Quindi tu, quindi vuoi tu dire... facevi la fetta e avevi il tuo pezzettino di cioccolato. Ok, era parliamo fenomenale. Di cose serie. Quindi il tuo prossimo libro appunto sarà una guida. Esattamente, sì. È geniale però, Sì, genialissimo. Guarda che qua sei tutta... Dai, su, ricomponiti. Dai. Comunque è veramente bella questa torta, mi ricorda effettivamente casa. Bene. La colazione poi. La fettina e poi me la porto a casa? No? Sì. Bene, immagino che ci stia anche un buon vino con questa torta. Sì, anche perché non è proprio semplice sempre abbinare a un dolce così poi neutro, perché dentro c'è anche la grappa. Secondo me puoi anche pucciarla un po' nel vino. Sì, magari un vino dolce. Vabbè, vediamo. Noi andiamo, poi ci dirai,
Eccoci qui. Buongiorno, Gianpaolo Breda. Ice. Diciamo che il sito. Ice. Allora, www.iceveneto.it. Benissimo. Bene, meravigliosa questa preparazione, un dolce, anche casereccio, sì. Anche con della grappa, mi hai spaventato quando hai parlato del cioccolato, perché altrimenti il mio abbinamento si sarebbe un po' scardinato. Quindi, beh, da struttura sicuramente dolcezza, ho voluto andare con delle note molto delicate, con un fior d'arancio, siamo quindi nella zona dei Colli Ugani. Quindi un vino spumante, bellissima bollicina, vedi, briosa. Moscato giallo al 100%, bellissimo, vedi anche questo aspetto, proprio questa spuma e questo perlage continuo, bollicina molto fine. Quasi un albume montato a neve. Sì. Senti, dal punto di vista del profilo olfattivo andiamo a ricercare sempre questa nota molto agrumata, questa bellissima espressione fruttata, di frutta decisamente fresca, e nel finale una nota minerale. Buono. Proviamo anche ad assaggiarlo. Allora, è adorabile. La suavezza della bollicina, setosa, e sicuramente la dolcezza, che è l'aspetto che ci ha aiutato ad effettuare questo abbinamento per analogia o concordanza. E allora brindisi e noi ci rivediamo dopo la pubblicità. Salute. Eccoci pronte per la nostra seconda ricetta di oggi con il nostro Alberto Facchinetti, il nostro scrittore calcistico, si può dire così? Sì. Dai. Allora, adesso andremo a fare dei blini o blinis con il salmone e la panna acida, perché appunto onoreremo anche i prossimi mondiali, ma di questo ne parleremo dopo. Quindi adesso scrivetevi gli ingredienti. Per i blinis con salmone e panna acida ci occorrono un uovo, 80 g di farina 00, 100 ml di latte, 8 g di lievito in polvere, 50 ml di panna liquida, un pizzico di sale, 250 g di panna acida, una confezione di salmone affumicato e un mazzetto di erba cipollina. Beh, Alberto, allora sei pronto per cucinare? Prontissimo, sì. Palla al centro. Okay. Allora, cominciamo. Vieni, non avere paura, avvicinati al Ti chiedo di andare a tritare, cioè anzi a tagliare, proprio sottile, l'erba cipollina. Quindi il più sottile possibile, perché poi appunto questa erba cipollina la andrai ad aggiungere alla panna acida, okay, che ci servirà poi appunto per andare a condire questi blini. Allora, permettimi che mi metto in mezzo un attimino. L'impasto è molto semplice da fare, l'unica accortezza per questo tipo di ricetta è che una volta appunto creato l'impasto deve riposare almeno un'ora, quindi se volete farli dovete programmarvi un attimino. Farina, aggiungiamo solo il tuorlo adesso in questo caso. Anna, mi prendi una spatola in silicone? Sì. Aggiungiamo gli 8 grammi di lievito. Aspetta, si è incastrata. Anche la frusta, visto che ci sei. Poi? E aggiungiamo il misto di latte e panna. Panna liquida, quello che normalmente voi utilizzate per andare a montare, fare la panna montata. Questo composto deve riposare un'ora. Sì. Dopodiché cosa succede? Monteremo gli albumi. Io? Sì. Monteremo gli albumi e li andremo a incorporare all'interno del composto. Sì, ma io non ho ancora capito cosa c'entrano i blinis o blini o quel che è, che tra l'altro io non ne conoscevo l'esistenza, con i mondiali di calcio. Vai. Beh, tra due anni, quest'anno ci sono gli europei in Francia, però fra due anni ci saranno i mondiali in Russia, quindi ecco. Tu impari a fare i blini, no? E poi puoi andare appunto a farli per i giocatori della nazionale. Andiamo assieme magari. Vabbè, sì. Okay. Tutti e tre, okay. Ecco, bravo, vedo che hai capito. Tu cosa vieni a fare, scusa? Cioè adesso non puoi dire. Ti serve un sous chef.
giusto, per lavare, no, più che altro, vabbè. Per lavare. Ascolta, allora, questo sì. composto adesso praticamente riposa, però io naturalmente l'ho già fatto e questa è la consistenza, quindi appunto diventa un po' anche più consistente. A questo appunto adesso andrò ad aggiungere l'albume montato. Ecco, quindi dovrei io fare qualcosa? No, faccio io, dai. Brava. Intanto tu parla di calcio. No, ma perché poi, cioè questa è una ricetta russa, quindi. Sì. Ecco, ci spieghi un po' le origini russe di questa ricetta. Praticamente noi abbiamo la crepe, ok? Ok. Perché ri? No, no, ma cioè, spiegami le origini storiche di questa ricetta. Praticamente certo. noi abbiamo la crepe, le crespelle, gli americani hanno i pancake, i russi hanno i blini. Ecco, vabbè, sei stata comunque efficace, vero Alberto? È stata efficace. Sì. Ecco, ascolta, per quanto riguarda il calcio italiano, visto che si sta parlando di Russia, quindi di estero, io volevo appunto chiederti, secondo te, non si investe abbastanza sui calciatori, cioè sugli atleti italiani? Si dovrebbe investire di più? Va bene così come va? Cioè... No, si dovrebbe investire di più sui settori giovanili, sui vivai delle società, che è una cosa che si dice sempre, è sempre uno degli obiettivi delle società e poi raramente. Ma perché allora non investono? Perché non guardano? Perché probabilmente a livello economico conviene andare a pescare il giocatore all'estero, dove giovane, dove costa meno, ne prendono tanti, poi di questo mucchio magari uno riesce ad imporsi in Serie A piuttosto che fare degli investimenti mirati. Però poi succede che arrivano i mondiali, arrivano gli europei e noi siamo, cioè la nazionale italiana. Sì, ma perché le società non hanno... Non hanno un grosso interesse che la nazionale abbia un risultato positivo, nel senso a loro interessano sì, i le società risultati a casa loro. A casa loro, diciamo che non si guarda un po' fuori dal proprio porticello certo. Invece peccato, perché insomma bisognerebbe più fare squadra, forse? Sì, bisognerebbe puntare sui giovani, farli giocare, dare spazio, perché poi soltanto giocando i ragazzi... possono crescere e imporsi definitivamente nel campionato italiano o nelle coppe europee. Invece appunto è una cosa che non si fa. Tra l'altro il libro che ho scritto sullo scopritore di Del Piero è un libro che parla anche di queste cose, cioè parla di quest'uomo che andava a scoprire i talenti nei campetti di provincia. Cosa, i famosi talent scout. Insomma. I famosi talent scout, sì. Diciamo, sai cosa, forse che adesso le società si ritrovano anche un attimino in crisi a livello proprio economico. Economico, certo, sì. E quindi la scuola, i primi passi, diciamo, all'interno del mondo del calcio è sempre un po' più sofferente. Sì, ma non è che una volta, cioè, negli anni passati... Magari negli anni Ottanta sì, c'era più... Però credimi, io che appunto arrivo da una... da un'epoca... Esperienza personale appunto è un po' più difficile, ecco. Vedi, sempre meno il coltivare il piccolo calciatore per poi... Sicuramente no, questa è una realtà che in effetti... È uno dei mali del nostro calcio, è proprio questo. Ascolta, il calciatore... che più ti è piaciuto, diciamo, nella storia del calcio italiano? Tra l'altro ci sono stati anche i 120 anni della Gazzetta dello Sport, esatto, adesso, sì. Loro, aspetta, hanno eletto Pelé? No, chi è? Hanno eletto... Hanno eletto Mohamed Ali, mi sembra. Ecco, lì. Sono andati nel pugilato. E dico anche giustamente, perché Ali è stato non soltanto lo sportivo... Per eccellenza, però anche quello che ha fatto al di fuori dello sport è stato importantissimo, quindi mai scelta fu azzeccata per... Ascoltami, ma come parti per scoprire o per scrivere un libro? Da cosa... Beh, innanzitutto mi deve venire un'idea. Un'ispirazione, diciamo. E poi quando ho focalizzato l'idea, cerco di capire... Se ci sono margini di
di ampliamento. Di ampliamento dell'idea e di lavorazione. Tu però quindi, hai avuto un po' il tuo filone, nel senso che le Americhe... Sì, sono partito con libri sull'America Latina. E senti, come ti sei avvicinato a questo esattamente? Visto che comunque non è un argomento proprio scontato, vero? No, beh, però il calcio sudamericano, argentino, brasiliano ha sempre un po' avuto un certo fascino anche per noi italiani. Oggi, come negli anni 60, 50 e ancora più indietro. Cioè, per queste cose gli italiani, ed è quello che si diceva anche prima, sono molto esterofili, cioè guardano spesso al di fuori. E poi appunto ci sono tutte queste storie anche umane la persona dietro il personaggio. Esattamente, che quello penso sia quello che si debba fare quando si scrive una storia, in questo caso di sport, di calcio. Allora, ti interrompo così andiamo subito a vedere queste blinis in base appunto come vogliamo. Niente, un po' di burro in padella perché qui ci sta, vabbè dai, ci sta. Mettiamo una cucchiaiata all'interno appunto della padellina e appena comincia appunto a crescere leggermente non deve risultare troppo alto, deve risultare proprio come se fosse un pancake o una crespella leggermente lievitata. Comincerà a fare delle bollicine, in quel momento appunto il momento di girare. Io vi chiedo di aggiungere l'erba cipollina all'interno appunto della panna acida. E a mescolo? Sì, e poi appunto ci sarà da tagliare appunto a striscioline una parte di salmone affumicato. Allora, salmone, noi abbiamo optato, io ho optato appunto per la versione salata. Nulla vieta appunto questa preparazione di farla anche in versione dolce. E come la faresti tu per esempio? Semplice marmellata o composta della frutta fresca, però l'origine effettiva sarebbe con panna acida e caviale. Che bello. Quella tipica proprio di partenza. Panna acida e caviale. Beh, sì. Oddio, in Russia bene o male caviale. Vedi che comincia appunto a fare queste bollicine? Sì. Ecco, questo è arrivato il momento. Vuol dire che di è girarlo. Ora di girare. Guarda. Vedi? Che carino. Può essere tranquillamente anche un appetizer questo per le grandi occasioni. Mamma per esempio. Mia. Certo, Ile, che tu veramente ci stai insegnando molto, a due chiacchiere in cucina. A me piace sicuramente scoprire le ricette dell'estero, quindi c'è una ricetta particolare appunto estera che ti piace, scoprendo anche i calciatori, poi ne parlano di cibo poi i calciatori. Beh, guarda, in questo momento sono interessato alla cucina croata, perché nei prossimi giorni partiamo per una 3 giorni a Zagabria, dove per fare delle guide calcistiche, appunto la prima è Zagabria e poi ci sarà Lisbona, in cui racconteremo la città attraverso il calcio, ovviamente, che è la cosa che conosciamo meglio, e anche una cosa che non credo, in Italia sicuramente non esiste una collana di guide calcistiche, non penso proprio, e ovviamente oltre a parti, a delle pillole culturali, storiche, ci piacerebbe anche appunto raccontare parti della cucina di quella città, raccontare i ristoranti, i bar, soprattutto se magari sono frequentati da tifosi, sì, quindi sconfinare, ma neanche tanto, perché bene o male ogni squadra ha i suoi ritrovi, i suoi bar, che poi la lancia, bar sport, insomma, così, Ok, allora, noi ci prendiamo un minutino, uno solo di pubblicità, poi torniamo qui, mi raccomando, per completare i nostri blini. Vi volevate vedere i blinis o blini? Eccoli qui. Uno per il nostro sommelier, uno, mi raccomando. Uno solo? Direi. Sei sempre così con le manine. Ma tu lo sai perché? Perché? Secondo me lo puoi immaginare. Allora, io do il compito a te, naturalmente dosandoti con tutto il resto, di andare a mettere appunto... gira la sacca, così vai meglio. Ce li mangiamo noi, quindi mi raccomando, falli belli. Sopra, così. Ah, ok. E schiacci. Allora, facciamo una rosellina.
Aspetta che taglio a metà. Ci siamo vediamo quasi. Vediamo come verrà poi l'effetto, l'effetto blinis. Ma qui dopo cioè, puoi farlo come vuoi. Puoi un po' sbizzarrirti. Sì. Ecco. Guarda che bello. Wow. Ile come te nessuno mai. Grazie. Veramente. Fantastico. Guarda allora. Alberto, io ti ammiro. Comunque sarà sicuramente l'importante è che siano buoni. Sì, però... Diciamo che non sono venuti benissimo. Oh no. Adesso li sistema. Li sistemiamo. Sì, dai, meglio. Allora, i blini naturalmente vanno mangiati appena fatti. Quindi se hai la possibilità naturalmente di lasciarmi sola adesso perché... Guarda, solo per stavolta e solo perché sono curiosa di capire che vino ci abbinerà. Sta con questi bis, sì. Quindi noi per andiamo. Il momento sì, però occhio. Uno solo al sommelier. Uno, tranquillo. Eccoci qui di nuovo. Ed eccoci qua di nuovo. Cosa ci porti? Bene, allora, oggi abbiamo voluto cercare un'armonia sulle aromaticità. Abbiamo il salmone affumicato che decisamente vive di aromaticità e ho scelto un vino, un Sauvignon Blanc, quindi che ha un aspetto aromatico particolare e soprattutto un aspetto anche vegetale particolare. L'azienda è De Stefani, siamo tra Treviso e Venezia. Venice, il nome del vino, in ricordo proprio di Venezia. Quindi siamo in un'area anche particolarmente espressiva, avvocata, un vitigno internazionale che lo troviamo dalla Nuova Zelanda all'Australia, alla Francia e ce l'abbiamo anche noi in Veneto. Quindi bellissimo questo. In Russia questo. No, vero? Russia no. No. Un bel giallo paglierino con dei riflessi ancora molto giovani. Micro... Pollicine. Ed un profilo olfattivo decisamente vegetale. Senti molto. La foglia del pomodoro. Questa sì la sento, adesso ho imparato. Salvia. La salvia no. Leggera nota muschiata e frutta esotica. Decisamente intenso, senti? Molto. Pulisce anche questo pulisce, un po' la grassezza. È secco, si percepisce la gioventù, quindi 2015. L'annata e una leggera nota minerale molto piacevole nel finale. Credo che sia un abbinamento indovinato. Molto, molto. E allora, mentre ancora discutiamo sui vini, noi ci rivediamo tra poco per il riassunto. Un brindisi? Quindi niente vini russi, non esistono. Niente vini russi, niente no? vini russi. Beh, insomma, meglio un po' freddino. Un po' freddino. Eccoci qui! Ben ritornati. Ho aggiunto anche due fiorellini, due margheritine, perché secondo me va anche... No, dove lo dovevi togliere? Ah, l'hai preso... Ma che gentile! Cioè, per una volta faccio un gesto carino. Adesso puoi anche cominciare a... A fare mamma e non mamma. Ecco. Ok, dai. Allora, prima però del riepilogo, io vi devo appunto ricordare che le ricette e tutto il procedimento, perciò anche le puntate, le vedete naturalmente sul nostro sito www.settegoldtelepadova.tv. Ricordatevi che abbiamo anche Facebook, anzi caricate le vostre ricette, mettete tanti like poi, Twitter, Instagram, perciò e YouTube. Mi raccomando, perciò seguiteci. A proposito di sito, chiedo anche a te dove possiamo seguirti, perché naturalmente poi anche le prossime tue avventure sono interessanti da seguire, perciò... Beh, allora c'è il mio sito personale albertofacchinetti.it. Okay. Poi c'è il sito della casa editrice incontropiede.it. Poi ovviamente anche su tutti i social network. Hai Facebook? Abbiamo Facebook. Allora ci seguiamo? Ci seguiamo. Va bene. Metto, già messo il like alla Bravo. Puntata. Bravo. Quindi mettete il like alla trasmissione e alla casa editrice. Lo faremo. E così poi magari possiamo comunicare anche per le ricette per il prossimo, per la prossima guida. Benissimo, no? Sì, grazie. Sì, grazie. Guarda che... Ma ce le fai di tutte le città d'Europa, però. Sì, in cambio,
io dovrò seguirvi. Ah, va bene, va bene. Cioè, sei allora, già invitato, ritieniti già invitato. Allora, facciamo un brevissimo riassunto, così appunto teniamo in testa quello che abbiamo fatto. Abbiamo iniziato con la ciambella, in questo caso, la brasadella o il brasadello. Semplice, abbiamo amalgamato tutti gli ingredienti, partendo sempre da uova e zucchero. Abbiamo aggiunto poi l'olio, la farina e per ultimo appunto la parte di sia di lievito ma anche di grappa. Se non vi piace la grappa potete eventualmente sostituirla appunto con altro tipo di liquore, tanto poi comunque in cottura evapora, 180 gradi per una quarantina di minuti. Non superate la tempistica, perché cosa succede? Poi si asciuga e diventa troppo secca e dobbiamo inzupparla nel vino. Seconda ricetta, i blini. Allora, abbiamo amalgamato tutti gli ingredienti tranne l'albume, che abbiamo semimontato a parte. Passata un'ora l'abbiamo incorporato, li abbiamo cotti a cucchiaiate praticamente in una padella dove abbiamo sciolto un po' di burro. Appena cominciano appunto a fare le bollicine è il momento appunto di girarli. Li abbiamo farciti in questa occasione appunto con la panna acida mescolata con l'erba cipollina e del salmone. Voi appunto potete poi sbizzarrirvi con quello che appunto più vi piace, anche nella versione dolce. Brava Ile, bellissime ricette, bella puntata, che dire, siamo 1-1? Certo. Dai, certo, concludiamo in un pareggio, palla al centro, e che dire, grazie per averci seguito e buon appetito. Grazie, sai, grazie a te.